Dicevo, una mattinata in cui non solo presenteremo Leo, ma se vorrete ci sono curiosità che vi potreste togliere perché non ci vediamo tanto spesso e poi tenete conto anche della situazione assolutamente anomala che sta vivendo il calcio italiano, che ci impone anche come limite delle riflessioni e potremmo parlare anche appunto della nostra società, ma anche di altri progetti se volete in cui vogliamo continuare a essere impegnati. Quindi, diciamo non solo la presentazione di Leo, ma anche altro, dell'altro. Per quello che riguarda Leo, e questa è la vita, no? Ho già detto in altre occasioni che la vita ci prende, il calcio ci prende e ci sorprende. E ci sorprende per l'ennesima volta perché io avrei mai immaginato soltanto una settimana fa che ci saremmo trovati a vivere il momento, insomma, che stiamo vivendo. Però, e la filosofia della mia vita che mi accompagna, che è stata un po' anche la mia fortuna, che da cose poco buone, cose negative, momenti antipatici, possono nascere delle situazioni magari migliori per la società, per me e per tutti quanti, per i tifosi. E naturalmente nulla di quello che sta succedendo in questo momento qui era stato né lontanamente previsto, ma neanche augurato. Anche se poi dopo questo è quello che ci troviamo a commentare in questo momento. Io ho conosciuto Leo in un paio di circostanze solo, ci siamo stretti la mano, mi sembra la prima volta quando ci fu la presentazione della biografia di Adrian l'anno scorso in Borgo San Giuliano, poi mi sembra in occasione di una partita, quindi assolutamente come va, buongiorno Presidente, ciao Leo e nulla di più. Diciamo che poi effettivamente dopo le dimissioni che io non avrei mai voluto di Luca Righetti e anche con il rammarico che esprime in questo momento il dispiacere non solo personale ma proprio per la nostra storia, perché non avrei mai veramente immaginato che sarebbe un po' finita così per il momento, perché poi certe cose finiscono e poi possono riprendere in qualunque momento magari in condizioni diverse, perché per me Luca Righetti non solo avrei voluto fosse il tecnico della mia vita in tutte le cose che avrei fatto, quindi da Riccione a Rimini o qualunque altra, qualche altro mio impegno sportivo, gliel'avevo sempre detto, tu sei l'allenatore della mia vita e qui poi le cose non sono andate così, ma questo non toglie nulla all'affetto, all'amicizia, al rispetto che ho per lui, perché non solo è una grande persona che ci sta, ma per me è anche un grande tecnico. Le cose non sono andate come speravamo. Io non so se ci ho messo del mio, Io spero veramente di no, però le cose non sono andate come avremmo voluto. Lui ha fatto un gesto di grande signorilità, di grande correttezza e ripeto, il cuor suo ho capito che non se la sarebbe sentita di andare avanti a fare l'allenatore a Rimini. Se ne va senza nessun tipo di polemica, senza diciamo accusare nessuno, questo gli fa onore, perché le cose sono andate così. Una volta che le cose vanno in un certo modo, bisogna soltanto prenderne atto e voltare pagina. Questa è la vita, quello che ci insegna la vita. Recriminare, accusare, prendersi vogliate, non è una reazione matura, non è una reazione responsabile, non risolve nessun problema. E questo è quello che è successo. Questo dovevo Luca e ripeto, noi rimarremo amici per la vita perché condividiamo dei valori che vanno oltre questo momento per lui molto, molto triste, triste anche per me, però io devo continuare a mandare avanti questa società, devo continuare a impegnarmi come prima e più di prima, perché da me, da quello che faccio, dipendono tante persone, dipende in questo momento anche l'umore della città, del tifo. Dipende quello che Rimini è capace di fare in tutti i momenti, parlo di Rimini Calcio, in tutti i momenti in cui si trova a confrontarsi con momenti magari molto buoni, come quando si hanno squadre con le quali si sa che si possono vincere i campionati, ma anche momenti in cui non, le condizioni sono diverse, gli impegni sono diversi, però sempre, sempre l'idea e l'obiettivo di portare a casa il massimo per quello che si va a fare. Ora, torno a Leo, visto che è qui seduto con me,
Io sono stato molto sorpreso, lo dico col cuore, e forse sono stato anche ingenuo, non lo conoscevo per niente, e ho incontrato una persona veramente che mi è parsa migliore addirittura di quello che avrei immaginato, migliore dal punto di vista umano soprattutto, perché questo è quello che conta, e poi dal punto di vista tecnico lo vedremo. Però mi sono tolto anche una bella curiosità, visto che ci sono queste macchine infernali che ci dicono rapidamente, un po' in pillole, no? Con chi abbiamo a che fare, da Wikipedia a calciatori.net. Io ho visto che ha cominciato a fare l'allenatore quando praticamente nasceva il mio primo figlio, quindi immaginatevi, no? Da quanti anni fa l'allenatore mio figlio, adesso non solo è grande e grosso, ma è un importante protagonista della vita della mia azienda, e secondo me, anche molto bravo sotto tutti i punti di vista. Io ho visto che, a parte l'inizio, diciamo, in campionati dilettantistici, è stato anche un giramondo, no? È stato anche un nomade del calcio, come tanti allenatori, che sembra il nomadismo la caratteristica degli allenatori in Italia. Poi si è fermato a Rimini per il tempo più lungo della sua carriera. E sono andato a verificare la media punti partita, e con mia grande sorpresa, in positivo, a parte la vicenda di Prato, che tutti sanno fu una specie di, diciamo, di truffa, no? Di truffa deliberata nei suoi confronti, usando il suo nome, lui ha una media punti altissima, per cui non è vero che a Rimini ha fatto tanti più punti in media rispetto ad altre società, ma in altre addirittura ha fatto qualcosa anche di meglio, insomma, no? E invece è passato sempre con l'anomia che lui ha fatto bene solo Rimini nella sua carriera, e al di fuori di Rimini più o meno, diciamo, è stata una delusione. E questo non è assolutamente vero, e i dati lo confortano, anche perché al di là delle nude cifre bisognerebbe andare a vedere i punti, in quali condizioni si fanno, con che squadra si fanno, con quali obiettivi si fanno. Quindi qualche volta un punto a partita può essere un miracolo, ma qualche volta anche 2, a partita possono essere considerati un insuccesso. Quindi, andando a fare la tara, in ogni caso, e andando però anche sulla nuda statistica, è uno che ha sempre fatto più di almeno un punto a partita in tutte le condizioni, che non è poco, che non è poco. Però ha tanto 1,40, 1,50, 1,60, il che vuol dire che è un uomo che in ogni caso ha sempre gestito, perlomeno in una maniera, diciamo, qualche volta non soddisfacente, perché chiaro dipende anche dai presidenti pazzi che si incontrano, no? O dalle piazze, no? Però io direi che la cosa mi è piaciuta molto: Leo ha una bellissima carriera, ha un bellissimo curriculum, e io non penso che, diciamo, partendo da oggi pomeriggio a Rimini, questo curriculum possa essere in qualche modo macchiato o pregiudicato, perché è una scelta quella che io ho fatto in assoluta. Adesso questa volta dico io, che è meglio, così dopo ci sarà un responsabile unico. È una scelta che ho fatto nella massima consapevolezza che Leo sarebbe stata la persona giusta per Rimini. Giusta per oggi, e magari mi auguro, perché per oggi è così, ma mi auguro anche per domani e dopodomani, perché non ci sarebbe nessun motivo, con un uomo della sua esperienza, di addentrarci in chissà quali avventure. Diciamo un'altra cosa, sì, diciamo la terza volta che torna Rimini, quindi speriamo che faccia altrettanto bene come le 2 volte precedenti, perché pure in condizioni diverse, Rimini di Bellavista, Rimini di De Meis, sempre ha portato a casa il massimo, e questo che ci auguriamo anche noi. Ecco, ripeto, mi auguro e sono convinto che sia veramente l'uomo giusto per questo momento qui. E non vi dico i motivi, perché sennò scoprireste delle cose che non è il caso che sappiate. Sono assolutamente non fiducioso, infinitamente di più. Ho scoperto una persona umile, modesta, non se la tira nella maniera più assoluta, dai dialoghi che abbiamo avuto, dai colloqui. Non è una persona assolutamente venale, che di questi tempi ce ne sono tante. E sono andato anche a verificare alcune delle alternative. E anche il ritorno alla famosa media punti, non c'era nulla con delle medie superiori alla sua. Quindi immaginatevi con quale leggerezza d'animo e con quale serenità io
ho preso questa decisione, che poi ho preso anche abbastanza rapidamente anche rispetto ai tempi dell'annuncio, per cui anche questo è un piccolo scoop, però insomma non ho avuto molti dubbi fin dal primo minuto. Questo era quello che intanto volevo dire, perché voglio lasciare spazio a lui, spazio alle domande, e poi dopo se volete, se c'è tempo, ci sono altri argomenti che possiamo toccare, e in primis il totale dissesto del mondo in cui stiamo vivendo, dove la C in ogni caso è la categoria in assoluto più penalizzata, e quella che sta sopportando i costi e le conseguenze più pesanti sia dal punto di vista economico che dal punto di vista delle regole. Quindi la riforma del calcio italiano o fa la riforma, cioè o porta a casa la riforma della C o non è, perché in fondo le altre categorie, da una parte ci sono i dilettanti che non hanno grossi problemi, la A ha solo problemi di abbondanza di risorse, la B vive, sta bene, noi siamo gli unici veramente che il cui futuro è, diciamo, assolutamente a parte indecifrabile, ma compromesso per molti aspetti. Dicevo, a microfoni spenti, abbiamo già 3 società che non stanno pagando gli stipendi, per darvi un'idea, e siamo soltanto ad ottobre. Ci sono società senza quella che era ritenuta che doveva essere una valida fideiussione. Di queste 6, una addirittura ha presentato una fideiussione falsa, falsificata. E poi vi farò l'esempio di che cosa significa, però se vi interessa ne parliamo dopo. Tanto grazie Leo di aver accettato anche poi alla fine questo incarico, e beh, comunque adesso è giusto che parli lui, perché se no faccio. Beh, io devo ringraziare, perché a casa non ci potevo più stare, ma no per mia moglie o i parenti, perché mi piace allenare. Quindi poi a Rimini c'è un feeling particolare, che non su tutte le piazze uno rende ugualmente, anche se, come dice il presidente, non è che a San Marino ho fatto male, qui c'è Lorenzo, a San Marino abbiamo fatto il record dei punti nella storia del San Marino, non è che abbiamo fatto una passeggiata, oppure a Gubbio altri anni, ma adesso questo è passato, a me voglio parlare del futuro, e il futuro è un'altra volta, ripeto, molto che l'ho scelto molto volentieri, il futuro è Rimini. Il futuro è Rimini perché ho visto la squadra io quest'anno una sola volta contro la Triestina, perché porto bene a Rimini. e poi l'ho vista col Villa Biagio, che era Muccioli allenatore, e in Serie D contro l'Imola, con l'Imolese, dove la squadra fece una partita eccezionale e Luca Righetti fu molto bravo, è stato molto bravo. E quindi Rimini è una città dove io sto bene, dove ho amici, dove la città è bella, si vive bene, e io ho scoperto dopo tanti anni che è importante, per rendere bene il nostro quartiere, anche vivere in una città, una bella città dove uno sta volentieri. Guardate, anche Ancelotti a Napoli parla sempre giustamente che si trova bene e sta facendo delle cose. Vabbè, Ancelotti non c'ha bisogno di niente da tutte le parti, però sta facendo da subito molto bene, e soprattutto facendo giocare tutti quanti della rosa, tutti i giocatori della rosa. Ancelotti è un totem, come leggevo oggi sui giornali. Per quanto riguarda la squadra, io sono convinto che possiamo fare bene, se no al di là di tutto non avrei accettato. Perché la cosa principale è avere fiducia nella squadra che vai a allenare, se no sarebbe solo un danno per tutti. E io, la squadra è giovane, e ai giovani secondo me bisogna dare molto entusiasmo, perché la gioventù deve essere entusiasta del lavoro che va a fare, degli allenamenti, deve stare bene, devono stare bene tra di loro, e soprattutto deve avere la fiducia dell'allenatore, ma anche di tutto l'ambiente. Io penso che questi ragazzi dimostreranno il loro valore al massimo delle potenzialità,
perché ripeto, sono giovani e quindi vogliono far bene nel calcio. Qui adesso, come diceva il presidente, le squadre professionisti sono sempre di meno, perché è assurdo che ancora ci sono squadre verso a fine ottobre che non hanno giocato. E ieri ho letto sul giornale che uno dei componenti del TAR dice che l'ultimo ricorso può essere il 29 marzo. 29 marzo sono finiti i campionati. Giudizio del merito. È il merito che... Ah, danno la risposta perché hanno fatto... Comunque è una cosa... Speriamo di... Adesso col nuovo presidente, che tra l'altro stimo molto, perché quando a Rimini stavamo in difficoltà non prendevamo lo stipendio, Gravina è venuto a Rimini a parlare con la squadra, a parlare con noi tecnici, e ha dato proprio l'impressione di essere una persona molto, molto intelligente. Adesso, se farete le domande, che è la cosa migliore. Mister, quando arriva un tecnico nuovo si chiede di solito, si presenta, si dica un po' lei chi, cioè le sue esperienze, con lei questa domanda, cioè che tipo di gioco fa, quanti cambi fa? Ah, la cosa che, dove sono preoccupato è sui cambi. Perché io ne facevo massimo uno o due, già adesso cinque. Lì sono un po' preoccupato. Però bisogna adeguarsi, cinque cambi, però sempre solo in tre volte, su tre volte. È cambiato un po', ma saranno per i giocatori, per gestire i giocatori è meglio, perché comunque saranno, invece che 11, saranno 16 giocatori che possono influenzare sul risultato della partita. Ma sempre da 4 in difesa, poi... No, vediamo, io l'ho visto a giocare a 3, però secondo me la difesa a 4 per impostare da dietro, secondo me, poi è bello che ognuno ha la sua filosofia di gioco, secondo me la difesa a 4 per impostare da dietro è più idonea. E adesso vedremo come i ragazzi si troveranno, sia con la difesa che sono abituati a fare, sia con altro tipo di difesa. Secondo me è opportuno anche, è importante saper fare non solo un sistema di gioco, ma anche un paio, non dico tanti perché sennò si fa solo confusione, ma un paio di sistema di gioco, di conoscerli bene. La gente e i tifosi soprattutto, ma anche gli addetti ai lavori, indicano nel Rimini un organico poco credibile, tra virgolette, per ottenere il progetto, insomma, che si era prefissato alla vigilia. Io penso che sia un organico buono. Certamente dopo, adesso, se poi a gennaio tutti quanti insieme vediamo che magari si deve fare qua un intervento, penso che la società... Non ci sia problema, ma queste sono cose della società. Io devo fare l'allenatore e allenare e bene i giocatori che trovo a mia disposizione. E penso che comunque, tranne la partita Imola, dove ho letto che è stata una brutta partita, le altre partite Rimini, anche a Ferrar Pisarò, ha fatto sempre il suo dovere e ha fatto sempre buone partite. Leo, sono qua dietro. Sì, ti vedo, no? Due cose, hai parlato prima di quell'anno, la situazione con Gravina, questo è un po' anche tra virgolette un risarcimento a quel capolavoro di quell'anno che forse valeva la Serie B vinta, salvare quel gruppo in quelle difficoltà e poi non poter fare la Serie C a Rimini quell'anno lì, della ridata a Giorgio Grassi oggi, la Serie C a Rimini.